C'è sempre una bellissima atmosfera in queste sfide internazionali fra grandi squadre. L'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica e siamo pronti. Ci siamo, si inizia, si comincia. Prepariamoci dunque al match tra Francia e Croazia. La storia dei mondiali di calcio inizia ufficialmente nel lontano 1930, quando l'allora presidente della FIFA, Rimé, ebbe l'idea di organizzare la prima edizione della Coppa del Mondo per nazionali maggiori. La sede scelta per l'occasione fu l'Uruguay, per festeggiare il centenario dell'indipendenza del paese, avvenuta nel 1830. Uruguay che poi si aggiudicò il trofeo battendo in finale 4-2 l'Argentina. Puntuale la grafica che ci mostra lo schieramento di partenza dei francesi. L'allenatore ha optato per il 4-3-3 nel match di oggi, schierando i tre attaccanti piuttosto vicini fra loro. Un modulo che dovrebbe esaltare la loro abilità palla terra e privilegiare gli scambi nel breve. La grafica ci mostra la formazione iniziale della Croazia. Si schierano in campo con quattro difensori e ben cinque centrocampisti, molta densità in mezzo. Partono con un solo attaccante. I centrocampisti dovranno sacrificarsi a turno per supportarlo. È la Croazia a manovrare il primo pallone del match. Prova a salire la Croazia. La sterzata di Mandžukić. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Perde palla. Mbappé. Matuidi. Matuidi. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Brozovic prova a cambiare gioco, guadagna metri verso l'area, intervento tempestivo del difensore che intercetta, prova murato dal difensore. Giroud, buono il recupero croato qui, la allontana di pugno. Mandžukić, tocco per Modric. Perisic, superioris. Giroud. Matuidi. Pogba. Mbappé, ottima lettura, recuperano il pallone. Strinic. Brozovic. Modric protegge palla col corpo, c'è il vantaggio per la Croazia, si gioca. Versalico. Modric. Guadagna metri. Brozovic. È un gol che premia i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato, il gol era nell'aria.
da diversi minuti ed ecco che è puntualmente arrivato. L'ha messa nell'angolino dove il portiere non poteva certamente arrivare. Un tocco di giustezza preciso, chirurgico. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Si riparte dunque con la Croazia che ha trovato il gol del vantaggio. Pogba. Giroud. Prova a salire la Francia. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Perisic. Perisic ha spazio. Mandžukić. Lloris sicuro. Pogba. Il ripiegamento di Griezmann che riceve il pallone. Hernandez. Occhio all'avanzata della Francia. Kanté. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Kanté. C'è il movimento dei compagni. Griezmann! Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Calcolato tempo e spazio, ha controllato il pallone e ha infilato. È un gol bello questo. Di precisione, è andato deciso e non c'è stato nulla da fare per il portiere. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Modric è una delle stelle di questa sfida. Vedremo se il talento croato sarà decisivo in mezzo al campo. Giocatore forse meno pubblicizzato di altri, ma di un'efficacia straordinaria. Se questa in giornata sa far girare la squadra come un meccanismo perfetto. Continua la fitta rete di passaggio. Brozovic. A Rakitic. Ha spazio per tirare. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Paul Pogba. Mbappé. Guadagna metri Griezmann. Hernandez. Crossa verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Lancio di Kanté intercettato. Occhio all'azione della Croazia. La mette bassa dentro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Matuidi. Usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Con questa palla e punta alla porta. A spazio, prova! Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma
È davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Primo tempo che si chiude dunque con il gol della Francia. Gli avversari staranno maledicendo il recupero concesso dall'arbitro. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Vedremo se la Croazia saprà reagire. Brozovic. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 2-1 al termine del primo tempo. Stefano, come hai visto Griezmann in questo primo tempo? Ha offerto un grosso contributo al successo della squadra nei primi 45 minuti con un gol e una prestazione nel complesso positiva. Buono il recupero croato qui. La allontana di pugno. Brozovic! Con questa palla e punta la porta. Ha spazio, prova. La Francia batte il calcio d'inizio del secondo tempo. Hernandez. Occhio al suo movimento. Matuidi. Va via di fisico. Ricorrono a tiki-taka, scambi stretti e veloci per far uscire i difensori. Mandžukić. Perisic. Rakitic. Brozovic. C'è spazio per andare. Rakitic. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Palla messa in mezzo da Lloris, allontana di pugno. Occhio a Modric. Rakitic. Brozovic. Varane spazza via lui. Ottimi i suoi passaggi oggi. Kanté. Paul Pogba. Matuidi. Griezmann. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Mbappé. C'è il movimento dei compagni. Mbappé. Prova la botta. Si portano a più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Palla perfetta nell'angolo, calcolato al millimetro. Impossibile da prendere. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione.
siamo 3-1, magari non finirà così. Brozovic. Rakitic. Strinic. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Prova a salire la Croazia. Brozovic. Occhio a Rakitic. Cerca il pallone profondo. Alla raccolta, senza problemi dal portiere. Rakitic. Arriva Mandžukić. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ci prova col tacco. Paul Pogba. Guadagna metri e possono ripartire. Mancano 20 minuti alla fine. C'è il lancio sulla fascia. Grande chiusura difensiva. Mbappé. Modric. Guadagna metri verso l'area. Buono il lancio. Prova a calciare. Arriva la segnalazione. Bandierina alta. È offside. Non vale il gol. L'attaccante non ci sta. Non pare di poter dire che fosse oltre l'ultimo difensore. La sostituzione. Vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Angelo Mendy. Substitution for the visitors. Coming off the pitch. Number 7. Ivan Rakitic. Strinic. To be replaced by number 8. Mateo Kovacic. Kovacic. Modric. Guarda il tocco di Modric. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. L'allenatore si affida dunque a questo cambio per provare a cambiare la storia di questa partita. Pogba. Antoine Griezmann. Ancora 600 secondi alla fine. Occhio all'azione della Croazia. Può far partire il cross. Brozovic. Matuidi. Duello tutto di forza. Paul Pogba. Griezmann. Occhio all'avanzata della Francia. La traiettoria verso il centro. Sarà corner dunque per la Francia. C'è il cambio dunque nella Francia. Coming onto the pitch, number 3, Presnel Kimpembe. Occhio al corner di Griezmann. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Varane. Strinic. Mario Mandžukić. Si avvicina all'area. Occhio a questo lancio. C'è un buon anticipo. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. La sua prestazione è stata buona, uno dei migliori anche oggi. Cross corto sul primo palo. Giroud. Mendy. E finisce così col triplice fischio arbitrale.
Stefano, ti ha convinto Griezmann? Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol.